E poi in condivisione con le slide dobbiamo anche collegarci. Cosa subito liscia? Sì, pare di sì. Mettiamo. Infatti. Ma che bravo che sto diventando, eh? Ok, qui. Aspetta un attimo che sistemo sta roba della vista. No, non è qua. Viene dopo, mi pare, sì. Allora, i partecipanti possono vedere la tua applicazione. Ci siamo, eravamo arrivati qui ieri, e da qui riprendo ovviamente. Allora andiamo in modalità presentazione, eccola. Perfetto. Mettiamo che io vedo solo me stesso, forse anche voi. Allora, vi stavo parlando degli ittiti. Perché ci interessano gli ittiti, questo strano popolo? Intanto perché hanno un'origine diversa, sono di origine indoeuropea, quindi non medio orientale, sono portatori di una società più egalitaria di quelle gerarchizzate di cui vi ho parlato, ma la cosa più importante da un punto di vista tecnologico è che loro sono i primi che riescono a manipolare la fusione del ferro. E ora, cosa è successo? Non facciamo scherzi. Eccola qua. La fusione del ferro. Vedete che ho scritto fusione parziale, prima forgiatura del ferro. Iniziano intorno al 1500 avanti Cristo, la cosa viene perfezionata in qualche secolo, ci arriviamo subito. Come mai si mettono a fare sta cosa? Come nel caso di altre tecnologie, sarà poi una tecnologia di grande successo, ovvio, ma all'inizio è un rimedio a una difficoltà in cui loro si trovavano. Ci sono forti indizi che in quell'epoca la disponibilità dello stagno, dei minerali di stagno stava calando, e quindi specialmente in quella regione, in Anatolia, dove erano collocati loro, e quindi diventava difficile procurarsi il bronzo, materiale fondamentale, come abbiamo visto, per le civiltà di allora. Iniziano a provare a fondere minerali di tipo diverso, trovano i minerali dotati di ferro, ce ne sono tanti minerali diversi. Il ferro è molto abbondante, a differenza dello stagno, è ancora più abbondante del rame, no? Tuttora abbiamo problemi con la produzione di rame, credo che l'abbiate sentito dire, ma non abbiamo problemi a produrre ferro. Allora, arrivano a provare a fondere questi minerali, solo che succede una cosa strana. Succede che invece di fondersi come lo stagno, come il rame, come l'oro, l'argento e così via, questi minerali non si fondono completamente. Non si ottiene un bello impasto fuso da versare in uno stampo, ma si ottiene quella roba che vedete là. Il nome è Blumo, è una specie di spugna di ferro, non solo di ferro, anche di scorie, che ha quell'aspetto molto brutto. Quindi uno dice: sta roba qua non funziona, la butto via. Loro capiscono invece che se lo prendi quel Blumo di ferro e lo lavori all'incudine, il classico lavoro del fabbro, che i fabbri da qualche parte fanno anche tuttora. Cioè, in altre parole, lo arroventi fino a farlo diventare rosso sulle braccia, e poi quando è bello rosso incandescente lo tieni con una pinza, lo metti sull'incudine e lo martelli, ottieni un ferro che si compatta. Ah sì, scusate, ma giustamente dimenticavo di dirvi come mai arrivano ad ottenere quella roba spugnosa e non ferro fuso. Noi oggi lo sappiamo, fondere il ferro ci mancherebbe altro. Problema di temperatura di fusione. Il ferro fonde a 1550 gradi, i forni che avevano a disposizione arrivavano quando andava bene a 1200 gradi, quindi andavano bene per gli altri metalli che dicevo prima, non per questo. Ecco perché aveva questo aspetto anomalo che sembrava inadatto alla produzione di un metallo. Eccolo qua, come si risolve il problema con l'operazione appunto di forgiatura, che è arroventarlo fino a farlo diventare appunto rosso, prenderlo con una pinza, metterlo sull'incudine, martellarlo. Martellandolo, quello che avviene è che il ferro si compatta, si salda,
o lo si batte, quindi diventa ferro battuto, ferro saldato, ferro battuto, espelle la scoria, le particelle che rendono il puro il bluemo, e alla fine si ha un elemento, un manufatto di ferro compatto e pronto per la lavorazione, per trasformarlo in qualsiasi altra cosa, in un falcetto, in una lancia, in una spada. Una lavorazione che ovviamente è difficile da percepire, da immaginare all'inizio, se non lo so come si fa, e anche è lenta rispetto alla fusione del rame o del bronzo in uno stampo, faticosa e richiede parecchia legna anche per essere lavorata. Quindi una lavorazione, ripeto, faticosa e costosa, ma facilmente accessibile una volta che uno sa il trucco, perché minerali di ferro ce ne sono parecchi. Queste operazioni vengono perfezionate nel corso di un paio di secoli, e due secoli dopo, eccolo qua, sempre nella regione dell'Armenia, della Turchia, dove sono collocati gli ittiti, arrivano a introdurre anche una lavorazione successiva che si chiama incrudimento. Cosa vuol dire incrudimento? Vuol dire che immergendo il manufatto, il ferro in fase di lavorazione, non solo scaldandolo e arroventandolo, ma mettendolo proprio dentro nella brace di legna, ovvero costringendolo a venire in contatto con il carbonio, si ottiene un assorbimento superficiale di questo carbonio e ne vengono conformazione di carburi, di ferro, di silicio sulla superficie del pezzo, e alla fine la durezza che se ne ottiene, beh, anzitutto si abbassa la temperatura di fusione, quindi la lavorazione diventa più facile, ma la cosa più importante è che si ottiene un ferro con elevata durezza. Il ferro dolce senza presenza di carbonio è un ferro relativamente tenero, più tenero del bronzo, quindi non era vincente rispetto al bronzo. Ma quando si fa questa operazione, effettivamente, come vedete, si ottiene una durezza allora di 200 gradi Brinell, che vuol dire che era decisamente un materiale superiore. Oggi sappiamo fare molto meglio, ovviamente, no? Eccolo qua, ve l'ho scritto. Oggi otteniamo dei buoni acciai che hanno una durezza di 600 gradi Brinell, ma per allora era certamente un grosso passo in avanti. Ma ferro cementato risulta più duro dei migliori bronzi di allora. Però, appunto, con la difficoltà di dover conoscere, apprendere questa tecnica e poi di un processo lungo, faticoso, costoso. E ecco quindi che appaiono intorno al 1350, proprio nelle mani degli ittiti, le prime armi in ferro, uso strategico come al solito, poi gradualmente verrà usato, man mano che si diffonde la tecnologia, per altri attrezzi, ma vediamo quando. Ovviamente noi abbiamo scarse tracce di questo materiale, perché a differenza del bronzo, il ferro si ossida facilmente, si arrugginisce e quindi deperisce nel rimanere immerso nel terreno. Quello che ci rimane delle spade più antiche degli ittiti sono quei reperti che vedete lì. E anche qui, tutti questi segreti intorno alla lavorazione del ferro aumentano l'alea di mistero, di segreti esoterici che ci sono nella metallurgia, e vi ho già parlato del fatto che per gli antichi, romani, greci, ma anche altre popolazioni, era considerata un'arte quasi divina. No? Bene, dove vengono utilizzate queste armi? Cito questo perché invece adesso passo a parlare di eventi bellici, ma in chiave di come si gestisce l'informazione. Nella più antica battaglia di cui abbiamo una documentazione, una cronaca scritta in dettaglio, è la battaglia di Kadesh, che vede appunto scontrarsi. Kadesh si trova nell'attuale Siria, a nord del, scusate, a nord di Israele, della Palestina, e lì si scontrano gli ittiti che vengono da nord e gli egizi che vengono da sud. Stanno tutti e due espandendo i loro imperi e sono guidati dai relativi faraoni, re importanti, tra i più importanti della storia dei relativi popoli. E che cosa succede? Qui succede che, se andiamo a guardare i documenti scritti in geroglifici, sì? Scusa? Ah, perché c'è la barra lì? Ok, io non la vedo mica qua. Vediamo un attimo. Allora, vediamo di fare una cosa.
Grazie della segnalazione, ovviamente non vedo da lì, vediamo se... Ditemi se adesso va bene, lo chiedo anche a quelli che mi ascoltano da lontano. Va meglio? Ma che? Sapete che non la vedo, non capisco perché c'è questo disallineamento di proiezione. Facciamo un altro tentativo. Forse ho capito perché. Vediamo monitor. Togliamo la duplicazione schermo, se c'è. C'è la duplicazione schermo. No, non mi pare. Ah, questo forse. Vediamo se funziona. Accidenti, costi. Ma che? Perché cavolo fa sta roba? Sapete che non so venirne fuori perché le cose che potevo immaginarmi di dover fare le ho fatte. Interrompo un attimo la condivisione e riparto, vediamo se riesco a fare qualcosa di buono. Chiudo qua. Allora, non è in condivisione, questo l'ho tolto, duplica schermo, forse qua. Forse questo mi salva. Vediamo. Allora, condividiamo schermo, la registrazione sta andando avanti, quindi quella non l'ho toccata. Vediamo un poco. Meglio, vero? Ci sono riuscito. Ok? Grazie di aver segnalato questa cosa. Ogni sistema di proiezione ha i suoi modi di interagire con il computer e quindi, come vi ho detto l'altra settimana, sono impreparato ai sistemi di queste aule perché di solito faccio lezioni altrove. Questo è il motivo. Allora, vi stavo dicendo, tutti e due i re, se andiamo a guardare quello che raccontano nelle loro cronache, scritte, incise nella pietra, geroglifico in Egitto e con cuneiforme ittita nel regno da Tatusha, la capitale degli ittiti, raccontano che tutti e due hanno vinto. Ciascuno racconta che ha vinto, insomma. Quindi vedete, è abbastanza interessante questo, l'informazione, la comunicazione viene già usata allora a fini di propaganda. Poi ovviamente oggigiorno è storia quotidiana vedere come viene usata l'informazione dai politici a fini di propaganda, ma in realtà si tratta di storie molto antiche. La più antica documentazione che abbiamo di eventi bellici fa esattamente questo. C'è da dire che poi loro arrivano ad un trattato di pace perché si sono accorti che c'è un nemico molto preoccupante in Mesopotamia che sta espandendosi e del quale è meglio tenere d'occhio e contro il quale è meglio essere alleati. E lo vedremo tra poco chi sono questi nemici. Vabbè. Allora, con questo ho finito queste slide che erano della volta scorsa. Allora, interrompo la condivisione adesso per un attimo, esco da questa presentazione, chiudo questo file ed entro nel file successivo, che è la lezione vera e propria di oggi, è questa. Allora, di nuovo devo riprendere la condivisione. Eccola. Eccola qui. Bene. Allora, ditemi se va tutto bene.
se mi sentite, se è a posto, se vedete l'immagine sia qui che lì proiettata. Lezione numero 4. Allora, partiamo, adesso entriamo a questo punto nell'età del ferro di fatto, no? Vediamo un poco però i prodromi di questo. Parliamo della Grecia arcaica prima di entrare nell'età del ferro, giustamente. La Grecia antica si divide in due periodi, quella arcaica e quella classica. Quella classica è quella che abbiamo più in mente, ma in realtà abbiamo in mente anche quella arcaica, quella dei Micenei o Achei, che erano una tipica popolazione, civiltà dell'età del bronzo, perché loro in quest'epoca, 1600, non avevano ancora conosciuto il ferro, non completamente come lo conoscevano gli Titi, lo vediamo tra un attimo. È una civiltà che si sviluppa dopo il crollo della civiltà cretese, erano sotto il giogo dei cretesi, la mitologia greca lo racconta bene questo, una volta che Creta crolla emergono loro con degli elementi autonomi, anzitutto c'è un fatto importante da un punto di vista agricolo che è la coltivazione dell'olivo, sembra una cosa banale, in realtà è fondamentale per l'economia greca, viene usato per molte finalità, non solo come alimento, anche ad esempio come combustibile per le lampade ad olio, quindi per rendere possibile la vita serale e notturna con tutti gli effetti culturali che questo ha, raccontarsi le storie, parlarsi, comunicare, eccetera, finite le ore di lavoro, e richiede anche una tecnologia specifica perché per trasformare l'oliva in olio bisogna frangerla col frantoio e con in particolare il torchio a leva, che è la macchina per frangere più antica che ci sia. Quindi bisogna introdurre anche queste tecnologie. La macchina molto rudimentale schiaccia l'oliva, rompe ovviamente il nocciolo e ne viene fuori l'olio d'oliva. Altre cose notevoli che fanno, costruiscono le prime città importanti greche, tra le quali Argo e Micene, che per carità non sono esempi di edilizia così impressionante come quella Mesopotamia ed Egizia, però sono notevoli, certamente, realizzate con grossi blocchi di pietra, viene chiamata edilizia ciclopica perché nella mitologia successiva erano talmente grossi questi blocchi di pietra che si pensava che li avessero lavorati e messi in posizione i ciclopi, no? Esseri giganteschi. Che cosa fanno in realtà di importante? Fanno quello che facevano prima i cretesi, quindi sono una popolazione che si dedica ai commerci marittimi nell'Egeo, dove è facile commerciare perché da un'isola all'altra si passa molto facilmente, con imbarcazioni simili a quelle che avevano i cretesi. E di che cosa dispongono? Ve lo dicevo un attimo fa, sono una tipica civiltà del bronzo, anzi forse rappresentano l'apice delle civiltà del bronzo, diventano molto abili nel lavorare questo materiale per produrre armi prima di tutto, ma anche tutta una serie di altri oggetti, utensili per agricoltura e anche oggetti decorativi, si arrivano a produrre addirittura anche specchi in bronzo già allora. Bisogna ovviamente calibrare il contenuto di stagno e di rame per ottenere il risultato voluto, ma ormai queste abilità sono ampiamente diffuse. E questi sono tipici oggetti appunto dell'età del bronzo. Vedete, quelle spade antiche greche sono realizzate in bronzo, salvo i decori, gli utensili sotto sono in bronzo. Chi sono i greci che fanno queste cose? Noi li conosciamo nella leggenda e nei più antichi romanzi della letteratura europea, perché sono quelli che fanno la guerra di Troia, Ulisse con le sue vicende, eccetera, no? Effettivamente la vicenda raccontata da Omero a Troia ha un fondamento storico, sono state trovate le tracce della città di Troia, anzi più tracce, ci sono più strati, è stata distrutta più volte, ricostruita, e una di queste distruzioni è quella appunto causata dai greci che si sono scontrati con i troiani, stavano sulle coste dell'Anatolia, controllavano i traffici verso il Mar Nero attraverso i Dardanelli e il Bosforo, davano fastidio ai greci. I greci erano in piena espansione, hanno fatto una chiara guerra di espansione commerciale. La leggenda di Elena e della mela, ovviamente sono baggianate che poi fanno parte della leggenda, ma c'è il fondamento storico, effettivamente. Questi sono i resti di attribuiti ad Agamennone, il re di quei greci, e queste sono
altri oggetti che appartengono a quell'epoca. Ecco, tenete conto che, appunto, vi dicevo, sono tutti oggetti in bronzo tipicamente. Conoscevano il ferro i greci, non lo conoscevano come materiale tecnico, come ve l'ho descritto prima nelle mani degli Titi, che lo avevano contemporaneamente ma non ne rivelavano la conoscenza alle altre popolazioni, lo conoscevano marginalmente, qualche pezzo di ferro ogni tanto gli capitava a portata di mano, ma era talmente raro che veniva considerato alla pari di un lingotto d'oro come denaro. Infatti, se leggiamo per bene l'Iliade di Omero, a un certo punto Omero parla di queste cose, dice di un lingotto di ferro come se si trattasse di un lingotto d'oro, un oggetto di intermediazione commerciale. Bene, intorno al 1200 le civiltà del bronzo crollano più o meno contemporaneamente, o subiscono una grave crisi. È una grave crisi che ovviamente ci sono interpretazioni diverse, io vi propongo quella tecnologica, la richiamo perché è una cosa di cui vi ho già parlato in altre occasioni. Pare che sia associata, secondo queste interpretazioni, a massicce deforestazioni per i soliti motivi che ormai conosciamo. Il legno è un materiale importantissimo sia da un punto di vista delle costruzioni, della cantieristica navale, sia dal punto di vista della risorsa energetica per fondere, per cuocere, eccetera. E quindi più si sviluppano queste società, più disboscano, e quando rimangono senza risorse boschive, ovviamente vanno in crisi profonda. Questo avviene in Grecia, in Cipro, a Cipro, nel Libano, in Anatolia. Cosa che abbiamo già visto. In realtà c'è anche un altro fatto, e tra l'altro vedete in quel basso rilievo che riprende in realtà un trasporto realizzato lungo il fiume Eufrate, se ricordo bene, o il Tigri, lì viene addirittura instoriata in questi bassorilievi decorativi monumentali una spedizione che va a recuperare il legno nei boschi dei Tauri, lontano, e poi lo trasporta lungo il fiume. Si sono appresi la briga di fare delle decorazioni a bassorilievo nel palazzo reale in Assiria, sono gli assiri che fanno queste cose, vuol dire che era un fatto veramente importante e notevole per loro. No? Allora, dicevo, comunque si arriva a questa fase di declino profondo delle civiltà del bronzo di cui vi ho parlato, e a questo contribuiscono anche, così ce ne parlano le cronache egizie del tempo, gli assalti del cosiddetto popolo del mare, popolazioni che arrivavano via mare a conquistare queste terre. Da dove venivano? Dall'Europa, probabilmente dai Balcani, hanno trovato degli avversari ormai indeboliti per i motivi che vi ho detto e hanno prodotto tutta una serie di disastri. Il crollo dell'impero ittita, di cui abbiamo parlato prima, il crollo della civiltà micenea, questa di cui ho parlato adesso, e anche una crisi nella stessa civiltà egizia, impero egizio, che comunque riesce a resistere. E qui vedete la riproduzione ancora una volta dei bassorilievi, in questo caso egiziani. C'è il faraone con il suo esercito che respinge le barche degli assalitori del popolo del mare. Che cosa avviene in seguito a questo? Avviene uno sconvolgimento culturale e economico grazie al quale, appunto, crollano le civiltà del bronzo ed emergono le civiltà del ferro. Si diffonde l'uso del ferro, si entra nell'età del ferro. Una fase quindi evolutiva da un punto di vista tecnologico. Ovviamente l'acquisizione della tecnologia del ferro è graduale, si espande gradualmente nei territori. Intorno al 1100-1000 diventa un patrimonio tecnologico dell'Asia Minore, poi arriva in Grecia andando verso ovest, in India andando verso est, un poco dopo arriva anche in Italia, quindi più a ovest della Grecia. E contemporaneamente in Egitto, gli egiziani sono sempre tardi ad accettare queste nuove tecnologie, ve l'ho già detto. Intorno al 750 il ferro viene lavorato anche in Cina, poi ci torneremo tra un attimo. E qua vedete, ho messo un punto di domanda perché è un'espansione territoriale, una diffusione di conoscenza, oppure è un'invenzione originale, una scoperta cinese?
E la cosa è dibattuta, non si sa bene. Dovete tenere conto che tra la stessa India e la Cina ci sono di mezzo le montagne dell'Himalaya, i deserti del Gobi, eccetera. Quindi è molto difficile che potessero esserci intense comunicazioni allora. Successivamente sappiamo che c'erano state. Quindi c'è un forte indizio che i cinesi possono essere arrivati a questa tecnologia per via indipendente. 650, cito la diffusione in Europa centrale, in particolare Austria e Tirolo. Perché Austria e Tirolo? Perché, come vedremo, sarà uno dei luoghi dove si svilupperanno le migliori tecniche di forgiatura del ferro europee. E vi spiegherò il motivo anche più avanti. Intorno al 650 c'è l'affermazione definitiva delle civiltà del ferro. Bene. Effetti della diffusione del ferro, riduzione progressiva del costo di lavorazione, quando si diventa sempre più bravi a lavorarli, quindi gli utensili diventano di uso più generale, non solo usi mirati, armi, cose del genere, le attrezzature in ferro entrano in agricoltura, la scura in ferro, dotata di manico e legno, diventa uno strumento fondamentale per gli sboscamenti su grande scala, specialmente in Europa, lo vedremo, e quindi per l'acquisizione di territori sempre più ampi all'agricoltura, per reperimento di legno d'altro canto, questa espansione della tecnologia del ferro porta alla fioritura di nuove culture. La Grecia classica, non quella arcaica, quella successiva classica, è una cultura del ferro, a differenza della precedente che era del bronzo. Le civiltà che si sviluppano, le culture che si sviluppano in Italia, lo vedremo tra poco, sono civiltà del ferro anche loro. Una prima civiltà del ferro importante è quella dei Fenici, che appunto controllano la fusione del ferro, ma usano anche queste scuri per realizzare delle imbarcazioni particolarmente evolute, grazie al fatto che hanno a disposizione una materia prima particolarmente pregiata. In quest'epoca i boschi si rigenerano, no? Hanno di bello che, se date il tempo, in un secolo, due secoli, riescono a riprendersi. Quindi producono dei periodi di crisi, ma in opportune condizioni poi ci sono periodi di ripresa. Che cosa avevano di bello i boschi del Libano? Erano dotati di queste piante, il cedro, non so se l'avete mai visto un cedro, è una conifera, una specie di pino abete, ma imponente, molto alto, con dei tronchi dritti dritti e di grosso diametro. E questo permetteva, questi tronchi permettevano di lavorare assi adatte per le chiglie, per il fasciame di queste imbarcazioni, quindi un po' alla volta i Fenici diventano appunto padroni di tecniche di navigazione molto evolute, con imbarcazioni in grado di tenere molto bene il mare e di sviluppare commerci in tutto il Mediterraneo. In realtà non ci sono solo conoscenze hardware, usando termini da computer, ma nella navigazione e commercio di successo dei Fenici ci sono conoscenze anche software, le capacità di seguire le rotte di navigazione. Sono i primi, ad esempio, che usano le conoscenze sulle posizioni delle stelle nel cielo per navigare anche di notte, per navigare in mare aperto. Questo non ve l'avevo raccontata. Come navigavano gli antichi greci? Se leggete un po' le leggende e la mitologia ve ne accorgete. Navigavano possibilmente sotto costa e ogni sera andavano ad approdare, tiravano la barca a riva e facevano il campo fino alla mattina dopo, quando ripartivano. Invece i Fenici sono più evoluti, riescono a navigare, vi ripeto, anche su itinerari molto lunghi. Infatti, come vedete in questa mappa, sono in grado di colonizzare una gran parte delle coste dell'Europa, del Mediterraneo occidentale. Notate coste, questo è appunto un effetto ovvio di chi è interessato solo a commerciare e non fare conquiste territoriali nell'entroterra. Faccio notare che, tra le altre cose, colonizzano la Sicilia, la Sardegna. Palermo, ad esempio, è una città fondata dai Fenici. Poi ovviamente diventa greca, poi diventerà anche araba, eccetera, ma i fondatori sono i Fenici. Che cosa fanno? Arrivano addirittura a navigare oltre il Mediterraneo, sono i primi che sappiamo con certezza che si spingono in Atlantico, sia verso nord, raggiungono l'Irlanda e la Cornovaglia, dove trovano un materiale estremamente importante, lo stagno, che lì è abbondante. Siamo nella civiltà del ferro, ma si usa ancora abbondantemente il bronzo, e verso sud un altro materiale, metallo estremamente importante, l'oro. Quindi loro
commerciano con popolazioni diverse che usano lingue diverse e scritture diverse, con gli egizi il geroglifico, con altre popolazioni il cuneiforme e così via. E, insomma, è gestire i rapporti commerciali con popolazioni che usano lingue diverse, scritture diverse, è un casino terribile, per cui a un certo punto hanno una pensata a diventarsi una scrittura che con gli stessi simboli permette di comunicare sia con chi usa geroglifico, sia con chi usa il cuneiforme, perché è non simbolica, non ideogrammatica, ma fonetica. Sono i primi che introducono in modo sistematico l'alfabeto, tra l'altro con un vantaggio enorme per definire i simboli. L'alfabeto è definito da una ventina di simboli, in italiano noi ne usiamo 21, se andate a guardare gli alfabeti moderni, gli inglesi ne usano 24, ma grosso modo, insomma, con 25-26 simboli fate tutti i possibili suoni prodotti dalla lingua, e quindi sono in grado di scrivere con questo set di simboli molto limitato, di riprodurre qualsiasi altra scrittura ideogrammatica. Quando invece la scrittura ideogrammi è estremamente più complicata, usa un numero enorme di simboli. Questo succede sia per le scritture geroglifiche, per quelle cuneiformi. Chi è che oggi usa ancora la scrittura ideogrammatica? I popoli orientali, la Cina, il Giappone, i cinesi devono impararsi circa 3.000 simboli per imparare a scrivere. Pensate quindi che fatica è per quei poveri bambini dedicare i primi anni della vita scolastica a imparare un'infinità di simboli. I nostri bambini, è successo a voi, è successo a me, e credo che in un mese le sanno tutti i simboli che servono, sono quelli fonetici, no? Quindi una potenza di trasmissione dell'informazione è formidabile, è una versatilità, formidabile. Ehi là, loro introducono queste cose per fini commerciali, ve l'ho detto, la molla è quella, ma ovviamente poi diventa uno strumento importantissimo di diffusione di conoscenza, di sapere, di informazioni in ogni settore. E un po' alla volta verrà fatto proprio da altre culture, dai greci appunto classici, dai latini e così via. E quindi nascerà l'alfabeto greco, l'alfabeto latino, derivato tutto da quello fenicio. Ok. Allora, intorno all'Ottocento comincia a svilupparsi questa Grecia classica, quella dei Dori, non più degli Achei, che è quella che conosciamo meglio, quella di Atene, di Pericle, di Aristotele, eccetera, ed è una tipica civiltà del ferro questa. Si consolida nel bacino del Mediterraneo orientale, in particolare dell'Egeo, con una fortissima vocazione mercantile, quindi ereditano queste tradizioni arcaiche, si spingono molto volentieri nel Mar Nero, dove trovano ricchi mercati per stabilire i loro commerci, e colonizzano, come vedete, anche le coste anatoliche, asiatiche del mare Egeo. Sono regni che di solito appartengono ad altri re, ad altri popoli, ma che sono ricchi di colonie greche. Sono tollerata la presenza di colonie greche qui e saranno punti importanti, lo vedremo tra poco. Anche loro sviluppano una loro cantieristica molto evoluta, che rivaleggia con quella fenicia. Spesso si scontrano anche con i fenici, perché fare commercio vuol dire anche andare a cozzare, quindi essere pronti a fare anche guerra. Di che cosa, quali sono i prodotti che commerciano? Ce ne sono diversi, sono ad esempio grandi produttori di ceramiche, sono famosissime le ceramiche greche, no? Ma ci sono anche minerali importanti che diventano frutto di scambi commerciali, in particolare uno, l'argento, che ovviamente è un materiale prezioso, sempre importante, di cui ci sono ricche miniere proprio in Attica. L'Attica è la regione di Atene, non molto lontana di Atene, che vengono sfruttate intensamente, sono molto ricche di questi minerali che producono l'argento, però attenzione, ovviamente, estratti dalla miniera. Questo è l'ingresso di una miniera, lo vedete qui, la si trova anche adesso, ma una miniera che risale a migliaia di anni fa, come vi sto facendo vedere. Non si va in giro con i minerali che pesano un casino, si fonde subito il minerale per estrarre l'argento e poi spostare gli ingotti di argento, ovviamente. E questo vuol dire che lì intorno c'è un bisogno enorme di legname per alimentare queste attività di diffusione. E l'effetto lo vedete.
è tuttora completamente brulla. Ecco, qui è una regione in cui non è stato dato modo, è successo in tanti altri posti, parlavo di Creta l'altro giorno, no? Ieri, che se non si dà modo alla vegetazione di rigenerarsi, i territori restano brutti. Ed è la testimonianza di questi fatti, tra l'altro scritti anche in documenti dell'epoca. Diffusione del ferro tarda in Egitto, ve lo dicevo prima, anche qui viene introdotto il ferro intorno al 750 a.C., ma la popolazione forse più interessante di tutta come civiltà del ferro, la più dominante, ecco possiamo dire così, è quella degli Assiri. Ora, gli Assiri avevano cominciato una fase di espansione prima del 1000 a.C., con alti e bassi, bisogna dire, ma è proprio dopo il 1000 a.C., che intorno al 1000 insomma, che diventano una popolazione, una civiltà vincente. Sono una popolazione, ve l'ho detto, del ferro, ci torniamo tra un attimo, ma fortemente dedica proprio all'espansione, alla conquista territoriale. E quindi creano un loro impero in Mesopotamia, e non solo in Mesopotamia, che è basato appunto sulla supremazia militare, sul dominio feroce delle popolazioni sottomesse. Come riescono a ottenere questo? Facendo fare un salto di qualità alla tecnologia militare. Scusate, è partito un colpo. Eccolo qua, come vedete usano sistematicamente macchine da guerra, le vediamo rappresentate proprio nei bassorilievi dei loro palazzi, che celebrano le loro geste, le loro conquiste, sono arrivati fino a noi, quindi sappiamo quello che facevano. Qui vedete che è un ariete per abbattere la prima. Per abbattere le mura delle città nemiche. Qua sotto c'è una torre d'assedio, non so se riuscite a vederla, con gli arcieri in cima alla torre e con degli arieti che abbattono le mura qui sotto. Conquistano un po' alla volta tutto il bacino mesopotamico, la costa del Levante, fino si espandono anche in Egitto, conquistano anche l'Egitto, questa è la massima espansione come potete vedere, e sono feroci conquistatori, usano metodi molto violenti, molto sanguinosi per sottomettere le popolazioni e spesso per trarle schiave in Assiria, nella loro patria, dove ovviamente le pongono in schiavitù per le loro esigenze, che sono non solo per acquisizione di capacità tecniche, quindi in questo modo hanno gli artigiani, ad esempio, gli artigiani ebrei che lavorano per loro, ma anche quelli accadici e così via, ma anche forza lavoro, manovalanza. Quando si cominciano a fare grandi opere, ne parlerò tra un attimo, serve energia anche meccanica, non più termica solo, vi ho sempre parlato di energia termica fino adesso. Adesso salta fuori con importanza l'energia meccanica. Ecco, tenete conto che a quell'epoca, ancora per molto tempo, erano due forme, a parte il fatto che il concetto di energia non esisteva. Era percepito ma non razionalizzato. Ma erano due forme diverse di energia. Un conto era fare caldo, un conto era usare, spostare gli oggetti, costruire, eccetera. Un primo serviva il legno, il secondo servono i muscoli. Alcuni lavori si possono far fare agli animali, ma altri no, bisogna farli con i muscoli delle persone. Ecco quindi che la schiavitù diventa un fatto importante per rifornire di energia meccanica le grandi civiltà che hanno finalità edilizie, palazzi, canali, strade, ponti, eccetera, no? E sistematicamente ne fanno uso tutte le grandi civiltà antiche, ecco, ve lo ricorda anche questa slide, tutti gli non solo quelli antichi, quelli classici e anche quelli recenti, se ci pensate bene, molto recenti. Ne fanno uso i romani, ne fanno uso i greci, ci torno tra un attimo, i cinesi, le grandi civiltà precolombiane in America, ma riflettete un attimo, il fatto forse più vergognoso recente della schiavitù è la schiavitù su grande scala realizzata in America, sia settentrionale che meridionale, sto parlandovi di 300 anni fa. Sommato, gli Stati Uniti hanno abolito la schiavitù nel 1865, 61 prima all'inizio della guerra civile americana, e fino allora era ampiamente praticata. Come mai a un certo punto ne riusciamo a fare a meno? Perché chi aveva bisogno di energia accetta di rinunciarci? Lo si fa quando interviene
lo dico adesso, poi ovviamente avremo modo di riprenderlo, un'evoluzione tecnologica importante. Quando avremo a disposizione macchine che sono in grado di fare questo stesso lavoro senza ricorrere ai muscoli. Prima di tutti la macchina a vapore. Quindi con la rivoluzione industriale. Prima di schiavitù c'è sempre bisogno. Vabbè, vediamo che altre cose facevano questi assiri. Allora, uno dei loro re più importanti si chiama Sargon II, prende il nome dal Sargon accadico di cui vi ho parlato, è un grande costruttore, si trovano testimonianze di una tecnologia evoluta, probabilmente dovuta al fatto che si appropriavano delle conoscenze tecniche delle popolazioni portate in schiavitù in Assiria. Quindi una cosa notevole è la capacità di lavorare il vetro in modo molto più evoluto di quello che abbiamo visto fino ad ora. Vedete questo vasetto di vetro che si chiama vaso di Sargon, guarda caso Sargon II, il primo era il grande che abbiamo già visto, è un vetro non più... è semitrasparente, come potete vedere, non completamente trasparente perché la temperatura di fusione non era abbastanza elevata. Ed è comunque lavorato prima a caldo e poi tagliato a freddo, non è un vetro lavorato come lavoriamo adesso. Non vi sto a raccontare come lavoriamo adesso perché sarà un passo successivo di una lezione che vedremo più avanti. Altre cose notevoli che fanno, ve l'ho detto, sono grandi costruttori di palazzi. Questo è il palazzo di Ninive, sotto Sennacherib, che è un altro degli imperatori assiri. Ninive diventa in questo momento la più grande città del mondo, 150.000 abitanti si stima. Ovviamente ha bisogno di apporti idrici, quindi non è solo una grande città, ma anche dei grandi canali che apportano, fa bisogno di acqua, canali lunghi 65 km, largo 20, uno in particolare. E allora capite che per fare queste opere serve proprio quello che vi dicevo prima. Servono tanti schiavi che lavorano, altrimenti non le fate. Cosa notevole che vediamo nel palazzo di Ninive, anzi nelle cinte murarie, compare l'arco monumentale. Lo vedete qui in questa porta e anche in dimensioni più piccole l'arco a uso tecnico in sistema fognario di cui era dotata la città di Ninive. Quindi l'arco edilizio è già noto a queste antiche popolazioni mesopotamiche. Sicuramente abbiamo la testimonianza che lo conoscevano gli Assiri, non sappiamo da dove l'abbiano preso. Un altro imperatore importante è Assurbanipal, questi nomi stranissimi di imperatori assiri, il quale è un conquistatore violento come i suoi predecessori, ma è anche attento ad elementi di cultura. È un re che conosce le lingue, traduce dall'antico sumero, quindi aveva l'interesse di acquisire le antiche culture e crea proprio a Ninive la prima grande vera biblioteca della storia, che abbiamo testimonianza, composta da 30.000 tavolette. Loro scrivevano sull'argilla con il cuneiforme, quindi quello che abbiamo trovato, lo vedete, una testimonianza lì di fianco, è appunto una di queste tavolette. Quindi ricordatevi che appunto la scrittura è un fatto tecnologico fondamentale, perché ha un'utilità pratica importantissima, ve l'ho detta e ripetuta anche con l'alfabeto poco fa, quindi dobbiamo vederla come un elemento di tecnologia, non ingegneristica, ma importantissima. Invece se guardiamo cose più meccaniche, commerci su ampio raggio, perché ovviamente quello che producono lo vogliono scambiare con altre popolazioni e altri imperi, sviluppo della tessitura, ma anche della meccanica, della metallurgia, dell'oreficeria, della ceramica, proprio assorbendo le conoscenze tecniche dei popoli resi schiavi. E un elemento meccanico notevole è la presenza, è la prima volta che ne abbiamo testimonianza, della puleggia. La puleggia è questo oggetto qui, no? È la ruota su cui si fa scorrere, agganciata in alto, su cui si fa scorrere la fune. Ovviamente risulta più facile sollevare il peso tirando la corda dalla parte rossa, piuttosto che sollevarlo a forza di schiena direttamente. Se poi lo si accoppia ad un argano o verricello, che è quello che vedete più sotto, per eseguire la trazione della fune, allora ottenete qualcosa di più complesso. È una gru, una prima forma di gru, mettendo insieme due macchine elementari, come appunto l'argano e la carrucola. E la vediamo rappresentata in uno di questi tanti bassorilievi, scusate, qua in alto c'è proprio una di queste carrucole. Altra cosa che compare in questo periodo, sempre in questa regione, sono le macine di tipo evoluto, che noi chiamiamo mole,
da cui viene mulino. Allora, quando pensiamo alla parola mulino ci viene in mente una ruota spinta dall'acqua, no? Non possiamo fare questa associazione. In realtà l'origine è un po' diversa. Mulino viene da mola, parola latino che vuol dire macina. Quindi mulino tecnicamente è la macchina che esegue la macinazione delle granaglie, dei cereali in particolare. Vi ho fatto vedere antiche forme di mole, adesso viene un po' automatizzata l'operazione grazie a queste mole evolute a moto circolare. Sono due pietre, quella inferiore che resta ferma, quella superiore che viene fatta girare tramite un opportuno manico, qui è in posizione radiale, qui in posizione assiale. Nel buco centrale, nella tramoggia centrale, si mettono i grani da macinare, cadono per gravità, si infilano tra le due pietre, man mano che facciamo girare le pietre, vengono macinati e quindi sotto dall'interstizio fuoriesce la farina. Quindi la farina più grezza di quella che usiamo adesso, ma andava benissimo per le loro esigenze. All'inizio questa operazione viene fatta a mano, ma rapidamente si impara a realizzare la macchina in modo un po' diverso e farla fare a degli animali dotati di opportuni finimenti. In epoca romana sarà fatta spesso anche a mano, una tipica attività da schiavi questa, a proposito dell'esigenza di energia meccanica per sviluppare il lavoro produttivo. E gradualmente viene usata anche per triturare altre cose, ad esempio i minerali che una volta triturati fondono più facilmente, oppure per frantumare le olive e quindi produrre l'olio. Quindi è una civiltà che ha degli aspetti politici e militari importanti, ma anche con risvolti molto interessanti da un punto di vista tecnologico per la Siria. Intorno al 650 a.C., questa è la panoramica del Mediterraneo, del Medio Oriente, vedete che c'è l'impero assiro alla sua massima espansione, con disposizione territoriale appunto, e poi ci sono i terreni colonizzati, le aree colonizzate dai greci con sviluppo costiero, perché erano dei commercianti, non gli interessava fare conquiste territoriali, volevano commerciare e arricchirsi. Vedete, lungo tutte le coste anche del Mar Nero c'è la presenza di colonie greche, ma in particolare ci sono colonie greche nell'Italia meridionale, quella che poi è stata chiamata Magna Grecia, no? Vi ricordate? Mentre i Fenici sono stati conquistati nella loro terra d'origine, che è questa, e li trovate sempre con colonizzazioni costiere, commercianti anche loro, in Mediterraneo occidentale, in particolare a Cartagine, che diventa la loro città più importante. Nel 612, come succede a tutti gli imperi, anche l'impero assiro entra in una fase di decadenza, anzi ci entra prima, nel 612 crolla, travolto da un nuovo impero in fase di ascesa, che è quello babilonese nuovo, secondo periodo babilonese, o caldeo. Sono quelli che realizzano queste splendide maioliche, adesso vediamo un po' meglio, l'estensione territoriale dell'impero caldeo o babilonese alla massima espansione è quella che vedete, ed è un periodo questo di notevoli commerci, persistono in tutte le aree che vi ho detto, a nord, in quella che oggi chiamiamo Turchia, allora si chiamava Anatolia, Cappadocia anche, c'è un altro regno, che è il regno di Lidia, dedito anche lui ai commerci, spesso le sue città lungo la costa sono proprio quelle colonie greche di cui vi parlavo, ed è in questo contesto che avviene un'altra invenzione importante, tecnologia commerciale questa, ed è l'invenzione della moneta. Io vi ho già detto qualche lezione fa che il denaro era stato inventato molto prima, dei pezzi di metallo prezioso che servivano da intermediazione commerciale per evitare il baratto. Cosa ha in più la moneta? Beh, il problema è questo. Se faccio quella intermediazione di cui parlavo prima con dei pezzi di metallo prezioso, oro o argento, ogni volta devo pesare sto pezzo per essere sicuro che mi diano la quantità di oro o di argento che mi spetta per i 10 sacchi di grano che sto vendendo o cose del genere. Quello che viene inventato qui è l'idea di creare dei pezzi di metallo di peso standard, di metallo prezioso, di oro o di argento e così via, o di loro leghe, di peso standardizzato, e per garantire che il peso standardizzato sia quello voluto ci metto sopra un'effigie reale o qualcosa del genere, in questo caso la testa di un leone. Ed è il re del regno, in questo caso del regno di Lidia, che garantisce che quel pezzo di d'oro con quella effigie pesa esattamente 50 grammi, ad esempio.
e si può lavorare più tranquillamente, scambiare più tranquillamente. Si possono fare anche monete di taglio più piccolo e quindi c'è un impulso notevolissimo all'uso dei commerci basati sull'uso del denaro proprio con questa invenzione. Ovviamente possiamo dare interpretazioni estremamente negative del denaro, c'è chi vuole farlo, lo fa sistematicamente, ma in realtà è un fatto importantissimo, evolutivo, quello di commerciale ed economico, quello di avere a disposizione il denaro. Il problema non è il denaro che è cattivo, il denaro è uno strumento potente, come lo è anche un coltello, come è una lancia e così via, siamo noi che dobbiamo fare un uso virtuoso e non ovviamente malevolo. Questa ve la salto, è poco importante, è solo un problema di datazione. Allora, in questi regni molto ricchi, siamo in Lidia come vedete, dotati di floride colonie commerciali, in particolare Grecia, a un certo punto ad Efeso, che è una colonia greca, pur essendo nel regno di Lidia, lungo la costa turca del Mar Egeo, i coloni greci decidono di erigere un grande tempio alla loro dea protettrice, che è Artemide, ad Efeso appunto. Sappiamo anche il nome del progettista, ecco, i greci ci hanno lasciato i nomi dei loro progettisti, commissionata da re Creso, che non è greco ma appunto permette che venga costruita. Viene costruito in 120 anni ed è un tempio gigantesco per dimensioni, per proporzioni, ma anche molto elegante nelle forme, così di successo che diventa, con la forma che vedete riprodotta qui, il modello di riferimento di tutta l'edilizia religiosa greca successiva. Se andiamo a vedere i templi che ci sono ancora adesso ad Atene, ma anche in Magna Grecia, ad Agrigento e così via, si rifanno tutti a questo modello, che è il classico esempio del modello greco. Talmente importante per gli antichi greci, vedremo poi chi in particolare, che viene catalogato tra le 7 meraviglie del mondo antico, insieme ad esempio alle piramidi. Questo è andato distrutto, le piramidi ci sono ancora, la piramide, la grande piramide di Cheope, venne distrutto da un incendio a un certo punto. Un fanatico che si era messo in testa di diventare famoso dando fuoco al tempio, cose così. Bene, allora torniamo un po' in Mesopotamia, arriviamo all'apogeo dell'impero caldeo di cui vi ho appena parlato, sotto il famoso Nabucodonosor, che è anche lui un re conquistatore come gli Assiri, quindi trae in schiavitù le popolazioni conquistate ed è quello che porta gli israeliti, gli ebrei in cattività, in prigionia appunto a Babilonia, è quella che nella Bibbia viene chiamata cattività babilonese, non so se vi ricordate. Se le avete sentite queste cose, Babilonia, che è la loro capitale ed è una città splendida, la più grande città mondiale in questo momento, e ovviamente per funzionare ha bisogno di artigiani che apportano le loro conoscenze tecniche, ha bisogno di schiavi che ci mettono la forza lavoro, come vi ho appena detto. Costruzioni sono splendide, c'è cioè addirittura si trova sulla riva dell'Eufrate, ha una doppia cinta muraria addirittura e un grande viale di processioni per entrare in città, che è quello che vedete in piccolo qui, questo modellino, ma che tra un attimo vi faccio vedere meglio in questa fotografia. È la porta di Ishtar, dove passavano appunto le processioni celebrative, quando Alessandro il Grande conquista Babilonia, entra a Babilonia per quella porta, e la costruzione è magnifica, splendida, alta 24 metri, come vedete, imponente. Adesso la si trova ricostruita, i tedeschi all'inizio del Novecento l'hanno presa, l'hanno smontata e l'hanno portata a Berlino. Se andate a Berlino c'è il Pergamon Museum, che vale la pena di visitare, uno dei più bei musei della Germania, si trova dentro appunto la porta di Ishtar ricostruita. Come vedete, è completamente ricoperta di maioliche colorate, con queste sfingi riprodotte in un colore dorato,
sicuramente una realizzazione impressionante. Notate che anche qui c'è l'arco a tutto sesto, quindi era ampiamente diffusa questa tecnica edilizia nel mondo medio orientale e in particolare mesopotamico, e i romani ne faranno un grande uso, lo sappiamo bene, basta guardare il Colosseo, ma non sono loro gli inventori, è una tecnologia che viene da fuori. Altre cose notevoli di Babilonia sono i famosi giardini pensili di Babilonia, no? Di cui avete sentito parlare da qualche parte. In realtà è proprio Nabucodonosor che fa costruire questo grande palazzo terrazzato e sulle terrazze pone dei giardini per fare una specie di montagna artificiale, per farne regalo alla sua sposa, che era una principessa della Media, veniva dai terreni, dalle terre anatoliche ammantate di boschi. Anche questa viene considerata una delle sette meraviglie del mondo antico. Se ci pensate bene, c'era un problema a mantenere Florida, questa struttura, con i suoi terrazzi e con i suoi giardini, ed era il fatto di portare l'acqua per irrigazione fino a quelle altezze, fino ai piani elevati, e quindi c'era tutto un sistema idrico complicato, costituito da particolari tipi di pompe che sono chiamate norie, adesso le vedremo più avanti perché le ritroviamo poi nel Medioevo, di cui era dotato questo palazzo per poter funzionare. Altra cosa notevole che si trovava sempre nella Babilonia di allora era uno ziggurat. Vi ricordate, gli ziggurat sono quelle specie di piramidi mesopotamiche, in realtà non tombe ma templi in cima alla piramide. Ecco, anche a Ur ne abbiamo visto uno, no? Anche Babilonia aveva la sua, ma era alta addirittura 90 metri, e ne abbiamo testimonianza ancora nella Bibbia, che parla della Torre di Babele, no? La storia della Torre di Babele. La storia della Torre di Babele, raccontata dagli schiavi israeliti, era proprio la documentazione di questa costruzione altissima verso il cielo, cui poi loro l'hanno arricchita con le questioni dei linguaggi che non si capivano tra gli schiavi che venivano dalle diverse parti del regno. Altre cose notevoli sono lo sviluppo della matematica associata allo studio dell'astronomia. Studiare il moto delle stelle, che ha origine, ve l'ho già detto, da esigenze pratiche agricole, diventa una incombenza frequente in queste antiche popolazioni, lo vedremo, e per studiarlo bene serve la matematica. Uno stimolo notevole alla matematica viene proprio dall'osservazione del cielo. Altre cose, addirittura riescono a individuare la percezione degli equinozi, un evento astronomico difficilissimo da percepire, quindi facevano delle osservazioni estremamente raffinate e registrazioni estremamente raffinate, altrimenti non se ne accorgevano. Anche la chimica ha un notevolissimo sviluppo. Ecco, qua bisogna fare una considerazione, questa è la chimica antica, quindi quella che poi gli arabi chiamano alchimia. Alchimia è un termine arabo. È una chimica che ha degli elementi scientifici e tecnologici, ma anche delle percezioni magiche, esoteriche, perché si pensa, viene naturale pensarlo, no? Così come mettendo insieme due sostanze, una grigia e l'altra verde, viene fuori combinando insieme un composto che ha un bello giallo splendente, succede questo con la chimica. Può venire in mente che si possono fare le cose più strane, addirittura a un certo punto trasformare il piombo in oro, no? Fino a quando non conosci i fondamenti scientifici come li conosciamo noi della chimica, possono venire queste idee. E quindi c'è tutto questo approccio esoterico di segreti, di mescolare le sostanze che solo gli addetti devono conoscere, che non permette di diffondere queste informazioni, però noi sappiamo che sicuramente erano capaci di gestire queste proprietà delle sostanze per produrre tinture, coloranti, farmaci, cosmetici, sostanze per l'imbalsamazione e così. E effettivamente controllavano tutta una serie di elementi e di composti, li vedete elencati qui, adesso non sto a riprenderli, che davano una possibilità molto ampia di gestione delle sostanze. Erano i primi veramente sviluppi importanti di chimica questi. Quindi vedete, queste popolazioni babilonesi avevano una cultura scientifica e tecnica molto evoluta. Andiamo un po' più avanti, anzi andiamo più a ovest e fermiamoci in Italia. Chi troviamo in Italia tra il 1600 avanti Cristo? Non i romani ancora, ma gli etruschi, che sono la prima grande civiltà italica. Da dove vengono gli etruschi? Non lo si sa bene. Qualcuno, Erodoto,
suggeriva che venissero dalla Lidia proprio, vi ho parlato poco fa della Lidia in Turchia, nell'attuale Turchia. Qualcun altro oggi sostiene che fosse più facile che fossero popolazioni autoctone, quindi una popolazione che è nata lì e si è sviluppata lì, ma di certo è che sono una civiltà tipica del ferro, anzi sono bravissimi a lavorare più metalli, tra cui il ferro. Sono organizzati in città-stato, questa era un'organizzazione abbastanza tipica nel mondo europeo, anche i greci rimarranno sempre organizzati in città-stato, non faranno mai un grande regno greco e questi non faranno mai un grande regno etrusco con un unico re, sono tante città-stato, spesso confederate tra di loro, qualche volta in lotta tra di loro. Guardate che è un vecchio modello che avevamo già trovato tra i Sumeri e quindi per comunicare avevano bisogno di vie di comunicazione, di strade, che sono i primi che creano reti stradali in Italia, vedete queste mappature qui, si sviluppano principalmente in Toscana e Lazio, ma con estensioni anche verso la pianura padana e, cosa interessante, verso la Campania, in particolare intorno a Salerno. Ma come vi dicevo, sono degli eccellenti metallurghi, dei diversi metalli, del ferro sicuramente, ricordiamoci che è il materiale più performante, ma controllano anche molto bene la lavorazione del bronzo. E una testimonianza veramente notevole è quella che vedete sulla sinistra in questa slide, si chiama Chimera di Arezzo, è realizzata in bronzo, risale al IV secolo a.C., in bronzo come? Con quella tecnica che vi ho descritto di origine della civiltà dell'Indo, la lavorazione a cera perduta. Per fare una fusione così complessa bisogna usare quel tipo di tecnica. Vi avevo detto che diventerà poi patrimonio tecnologico dei greci classici, ma non sono gli unici anche questi. Questa, tra l'altro, così piccola curiosità, non è nota dall'antichità, è stata trovata a metà 800 da un contadino appunto vicino ad Arezzo che dissodando il campo si è imbattuto, il suo campo che stava arando, si è imbattuto in questa meravigliosa realizzazione in bronzo. Allora, questo è un esempio della capacità di lavorare il bronzo. Di fianco vedete invece un raffinato esempio delle capacità di lavorare l'oro. Vedete la cosa più notevole di questo pendaglio in oro? È la barba di quella effigie che è fatta con tanti pallini piccoli piccoli d'oro con una tecnica che si chiama granulazione. Sappiamo come si chiama, ma non sappiamo come si fa, o meglio non sappiamo come lo facevano loro. Che bisogna ottenere queste sferettine piccole piccole e poi bisogna incollarle sulla lamina che fa da base. Ecco, come facessero a lavorare queste cose con la granulazione, noi non lo sappiamo. Recentemente sono state, in un'epoca abbastanza recente, riprodotta, si è trovato il modo di farla, ma non sappiamo se è come lo facevano loro. Succede ogni tanto che tecnologie antiche raffinate come questa vengono perdute nel tempo, vengono dimenticate, non vengono trasmesse. Con la chimica poi è successo molto spesso per i motivi che vi dicevo prima, segreti tenuti, custoditi gelosamente, quindi non diffusi. Altra cosa notevole degli Etruschi sono gli autori del più antico arco a tutto sesto edilizio esistente in Italia. Ed è proprio questo, si trova a Volterra, esiste ancora come vedete, e fa parte della cinta muraria della città. Se andate a Volterra, quella si chiama Porta dell'Arco, e l'arco è appunto quello che vi dicevo adesso. Quindi sono poi i romani imparano da queste realizzazioni l'uso dell'arco. Ne faranno un uso raffinatissimo e vastissimo, ma non lo inventano. Intorno alla metà del millennio, fatti notevoli che possono sembrare lontani dalla tecnologia, ma in realtà credo che abbiate cominciato a capire. Sì? Perché? No, questo è successivo, questo è del 250 avanti Cristo. I primi archi assiri sono del 600-700 avanti Cristo. D'accordo? Quindi c'è chi dice che è importazione di tecnologia orientale, questo. Però sono punto di domanda, fa fatica a capirla, no? Ok, stavo dicendovi, affermazioni di nuove religioni. Le religioni antiche erano spesse violente, gli dei
erano divinità cattive che bisognava tenere buone, altrimenti ti distruggevano, ti facevano venire i disastri climatici e così via. E invece nascono in Oriente, in Persia e in India, proprio in questo periodo, due civiltà, due religioni, chiedo scusa, positive. Lo zoroastrismo e il buddismo, ovviamente ad opera di Zoroastro e di Buddha, che invece sono basate su valori positivi che l'uomo deve perseguire, sulla coltivazione del bene, degli elementi positivi. Con il buddismo lo sapete sicuramente, ma questo è presente anche in Zoroastro. E è un fatto non banale perché proprio in quell'epoca, intorno al 550 a.C., un condottiero, un generale persiano che era al servizio di un re, ma che decide di diventare lui stesso re, si chiama Ciro e che crede in questi ideali, li fa proprio questa nuova religione persiana, decide di espanderla, conquistare il mondo portando questo messaggio ecumenico in giro per le terre civilizzate. Gradualmente conquista prima la Media, che è oggi la Turchia orientale, poi la Lidia, l'abbiamo visto, la Turchia occidentale, poi conquista i regni verso est, arriva fino alla civiltà dell'Indo, alle regioni dove c'è la civiltà dell'Indo, poi tornano verso sud e arrivano addirittura, non direttamente lui, c'è scritto Cambise, a conquistare addirittura l'Egitto. E in questo modo, poi con Dario, che è il terzo di questi imperatori persiani, si crea l'impero persiano, che è il più vasto impero mai esistito fino ad allora. Guardate un po' che estensione aveva. Ed è un impero nuovo per vari motivi, non solo per l'estensione, quindi per le culture tanto diverse che mette insieme, ma anche perché è basato su ideali tolleranti, che sono quelli che derivano dallo zoroastrismo, appunto, che vi ho appena detto. Quindi non sulla dominazione violenta delle popolazioni, ma piuttosto sul lasciare le popolazioni con i loro re, e l'imperatore si chiama re dei re. Io sono il re che sta sopra il re, ma ti lascio, tu sei buono, mi ubbidisci, se vai d'accordo con me ti lascio governare il tuo popolo. Quindi basato su principi di integrazione tra i popoli e tra le culture, globalizzazione diremo oggi, che sono a livelli di tolleranza mai visti prima. Adozione di una lingua ufficiale che non è il persiano, è l'aramaico, è la lingua che si parla in Palestina, per intendersi. Adozione di un'altra tecnologia evoluta e vincente, che è la moneta dei Lidi, vedete che fanno proprio le cose proprie. Quindi una diffusione di idee in questo contesto come non era mai avvenuto. Guardate un po', qui si va dalla civiltà dell'Indo fino all'Egitto. Mai prima d'ora c'era stata questa possibilità di comunicazione tra culture così lontane e diverse. E quindi conoscenze che vanno, vabbè, qua anche il mondo greco c'è di mezzo sicuramente, amalgamazione di culture, popolazioni, eccetera. Cosa notevole che loro fanno dal punto di vista tecnologico, ne fanno parecchie in realtà, ma una notevole va segnalata, vedete questa traccia, questo tratteggio qui che c'è al centro dell'impero persiano, lo vediamo meglio qui, quella è la strada reale persiana. Ovviamente è fondamentale, avendo un territorio così vasto da controllare, avere sistemi di comunicazione rapidi, di trasmissione delle informazioni ufficiali, dei messi imperiali, però questi devono correre su strada, a cavallo, su strada che dove è facile muoversi. La strada serve poi anche per le comunicazioni commerciali, quindi viene costruita questa grande strada, in alcuni punti larga fino a 5 metri, qua e là se ne trovano ancora le tracce, la fotografia ve ne fa vedere un pezzettino, che ha un'estensione di ben 2600 km. E pensate che i messi imperiali la riuscivano a percorrere in 10 giorni. Tra Sardis, che siamo in Lidia, dove sei? Eccolo qua, e Susa, la capitale persiana in Mesopotamia. E 10 giorni vuol dire che viaggiavano a una media di 260 km al giorno, a cavallo, a ventre a terra ovviamente, con stazioni di cambio del cavallo quando il cavallo era stremato, messo a saltare contro il cavallo e così via. Ecco, questa velocità non sarà superata fino al 1000 e,
830 circa, 50, qualcosa del genere, ci vedremo, perché fino a che si usano mezzi biologici per trasmettere l'informazione, il cavaliere e il cavallo, più veloci di così non si può andare. Quindi i più bravi e veloci a trasmettere le informazioni le facevano viaggiare a una velocità di 260 km al giorno. Ovviamente sarà altra tecnologia che permetterà di andare molto più veloce, immagino che l'abbiate già in mente, ma lo vedremo a suo tempo. Grazie a queste comunicazioni viene istituito un primo servizio postale, ovviamente importanza del cavallo, perché senza il cavallo queste trasmissioni veloci non si potevano fare e così via. Altre cose notevoli da un punto di vista tecnico e anche culturale, la costruzione di un canale navigabile tra il Nilo e il Mar Rosso è andato poi dimenticato, interrato, insabbiato. Era un'operazione che era stata tentata senza successo nei secoli precedenti. Sono gli imperatori persiani, quando arrivano in Egitto, diventano faraoni ovviamente, no? Perché quando arriva un imperatore assume il titolo di faraone, anche se straniero, che completano questo canale, quindi permettono la navigazione dal Mediterraneo, Nilo, canale fino al Mar Rosso, che non è solo il canale di Suez che ha fatto questo, l'avevano già fatto allora, pensate che opere riuscivano a fare. Diffusione dell'abaco, quindi strumento di calcolo, introduzione della canna da zucchero indiana, erano arrivati in India, avevano imparato questa coltivazione e l'avevano portata a Occidente. Produzione dell'ottone, quindi una nuova lega del rame, non rame e stagno, ma rame e zinco. In realtà lo zinco non viene isolato ancora per molto tempo, ma avevano capito che usando particolari minerali che avevano dentro lo zinco si otteneva questa strana e nuova lega del rame dall'aspetto quasi simile all'oro. Tant'è vero che i greci che erano arrivati a conoscere questo elemento, questa lega, ma non sapevano da dove veniva, la consideravano come un materiale magico e preziosissimo. Ne parla Platone, ad esempio, no? E si diffonderà poi lentamente. Vediamo un po' da un punto di vista matematico che cosa facevano. Una cosa notevolissima è nella Babilonia persiana, i babilonesi rimangono grandi matematici, ma in questo fermento culturale nuovo con il dominio persiano arrivano ad un passaggio notevole, inventano lo zero. È la prima popolazione che inventa lo zero. Abbiamo parlato di numerazione posizionale, sessagesimale, da 1 a 60, no? La volta scorsa, con tutti i vantaggi che questo aveva. Però loro usavano una notazione posizionale, un po' quella nostra, solo che noi lo facciamo in base 10, senza usare lo zero. Perché lo zero, se non c'è niente, non ci metto niente. No? Non avevano immaginato l'idea di un simbolo specifico che vuol dire qui non c'è niente. Questo complicava le cose, rendeva difficile fare i conti. Però a questo punto hanno una pensata geniale, che è quella di inventare lo zero. E nella loro notazione sessagesimale viene introdotto anche questo elemento decisivo. Poi verrà dimenticato e bisognerà aspettare la metà del primo millennio dopo Cristo perché dei matematici indiani geniali se lo inventino di nuovo e ce lo regalino, perché noi usiamo effettivamente quella numerazione indiana di allora tramite la mediazione araba, lo vediamo a suo tempo. In quest'epoca avviene anche la fondazione di Roma, mitologicamente nel 753 avanti Cristo. Questa è la datazione che gli assegnano gli scritti di Tito Livio, che racconta la storia di Roma, ab urbe condita, come si dice. Ma in realtà, ovviamente, la data è di fantasia un po'. La collocazione temporale però è giusta, perché si sa che a metà dell'VIII secolo avanti Cristo, quindi 750 circa, proprio dove c'è adesso Roma, su uno dei colli, c'erano dei villaggi che già conoscevano la lavorazione del ferro. Quindi nasce come un nucleo di civiltà del ferro che si sviluppa come la città di Roma. Fatti successivi importanti in Grecia e in Italia, a Roma in particolare, sono dei fermenti politici che portano a nuove forme di governo, e culturali anche, perché vanno insieme. Iniziano i greci, nel 594 avanti Cristo, un governatore, un legislatore che si chiama Solone, istituisce, abbattono il tiranno, il re tiranno che c'era prima, e istituisce l'oligarchia. Cioè dice, adesso a governare la città ci mettiamo un certo numero di governatori, si chiamano arconti, che
non hanno questo titolo per derivazione divina, ma lo eleggiamo noi. Ci mettiamo d'accordo tra i cittadini aristocratici della città e eleggiamo i nostri governanti. Ed è un concetto rivoluzionario, perché in questo modo si decide che il potere a governare non viene da Dio, dagli dèi, dal faraone, quello che volete, ma viene dal popolo, di tipo elettivo, viene dal basso, no? A questo punto ovviamente nascono dei modelli per fare, per governare completamente nuovi, perché bisogna convincere gli elettori ad eleggere te invece che ad eleggere l'altro, quindi delle criteri di argomentazione di confronto sociale completamente nuovi. Notate che questi concetti sono totalmente sconosciuti nei grandi imperi antichi di cui vi ho parlato fino adesso. Il re che si affermava diventava un dominatore incontrastato per volontà divina. Bene, quindi nascono nuovi modi di pensare che avranno profonde ripercussioni anche in campo scientifico. Il primo scienziato della storia, così lo consideriamo noi, moderno, è Talete, quello dei teoremi, e non è il caso che lui viva proprio in questo periodo, quando avvengono questi fermenti culturali e politici in Grecia. Notate che è un greco che però vive a Mileto. Mileto è una di quelle colonie sulla costa orientale. Quindi è anche permeato di conoscenze orientali, che è molto importante. Iniziatore del pensiero scientifico, empirico, deduttivo, scusate, razionale, deduttivo, e è quello che ad esempio trova il modo di misurare l'altezza della piramide di Giza per, con tecniche di similitudine tra i triangoli, quindi definisce i teoremi di similitudine dei triangoli, queste cose qui, fa le prime osservazioni interessanti per noi su elettricità e magnetismo, no, il fatto che il magnetismo abbia questo nome lo si fa risalire proprio a lui, perché studiava delle pietre che avevano queste strane proprietà che si trovavano in una regione che si chiamava Magnesia, lì vicino dove abitava lui. Poi prime riflessioni sul ciclo dell'acqua, insomma il primo indagatore razionale dei fatti scientifici. Questa è la prima ricerca scientifica, non è tanto un tecnologo. Mentre questo fatto qui è di tecnologia. Siamo sempre sulla costa ionica dell'Egeo, in una città che si chiama Samo, e per dotarsi di apporto idrico continuo e garantito di acqua, la popolazione di Samo decide di costruirsi un acquedotto scavato sotto la montagna per arrivare a portare l'acqua alla città. Cosa notevole, ma sappiamo anche il nome del progettista di questo, il primo ingegnere idraulico noto greco, Eupalino di Megara. E la cosa notevole è un 1000 metri, un chilometro di lunghezza della galleria, e la scavano dalle due estremità fino a congiungersi. Quindi non sbagliano, non vanno su direzioni sbagliate, ma si congiungono effettivamente. Che vuol dire che c'è una capacità progettuale notevole, se ci pensate. È progettata su basi scientifiche questa cosa. È una vera opera moderna in senso appunto progettuale. E, tanto è vero appunto che viene ricordata da Erodoto come una delle meraviglie tecnologiche della Grecia antica. Non è Erodoto che ha enumerato le 7 meraviglie del mondo antico, questo è venuto molto dopo, però insomma le antiche opere tecniche lui le considera una di queste. Ecco, erano in realtà un periodo in cui il controllo dell'acqua aveva portato a uno sviluppo di un'ingegneria idraulica molto evoluta, non solo in Grecia, questa è un'altra testimonianza importante, stesso periodo tra l'altro, come vedete, siamo nel sud della penisola arabica, quello che oggi chiamiamo Yemen, e lì fioriva proprio in quel momento la civiltà sabea, ed erano ingegneri capaci di costruire enormi opere idrauliche, come questa diga, che vedete, la diga di Marib, che si estendeva per qualche centinaio di metri e creava un bacino in grado di garantire l'irrigazione a 100 km quadrati. Quindi vedete a che livelli arrivavano le capacità di controllo delle risorse idrauliche. Bene, allora torniamo ad Atene e a Roma, perché appunto ci sono dei fermenti poi importanti, ma sono politici. 509 Roma istituisce la Repubblica. Stanchi di avere i re, rovesciano i re e inventano la Repubblica. Questo è un fatto importante perché si
inventa una forma di governo nuova che è basata sulla separazione dei poteri. C'è il Senato, sono tutti aristocratici, eh? Popolo minuto e gli schiavi non partecipano a queste cose. È un sistema aristocratico, però separazione dei poteri. Il Senato ha il potere legislativo, stabilisce le leggi e i consoli, vengono eletti ogni anno e sono due per controllarsi a vicenda, hanno il potere esecutivo, è il governo in pratica, no? Parlamento e governo, eccolo qua, sono separati. Oggi noi non facciamo questo, Parlamento e governo si mescolano, il governo senza supporto del Parlamento non va da nessuna parte. Invece loro facevano così. Ed è un elemento fondamentale poi nella stabilità e nella efficienza politica romana che trova realizzazione ovviamente del successo poi anche militare nell'espansione che Roma avrà nei secoli successivi. Solo 2 anni dopo, ad Atene, arriva un altro signore che si chiama Clistene, che parte dalla rivoluzione di Solone, di cui vi ho parlato, e dice: no, ma perché a votare gli arconti, i governanti devono essere solo gli aristocratici. Tutti i cittadini liberi votano il governo. E quindi istituisce la democrazia, il potere del popolo. Popolo perché tutti i cittadini liberi votano e partecipano alla votazione. Non solo, ma ogni volta che c'è da decidere di emanare una legge, di fare qualcosa, si radunano tutti i cittadini liberi nell'assemblea della città e insieme prendono le decisioni. È appunto il primo nucleo di democrazia. Bisogna stare attenti però, perché ovviamente loro vabbè, eleggono i capi militari, sono gli strateghi, eleggono i magistrati e la loro assemblea, l'ecclesia, appunto emana le leggi. Come vedete, anche qua c'è la separazione, però non è che sia proprio vero che sono tutti i cittadini di Atene, perché prima di tutto sono solo i cittadini maschi, le donne non votano, poi non votano gli stranieri, neanche quelli naturalizzati, se sono di origine egizia o così. Pensano nemmeno a farli votare e specialmente non votano gli schiavi, ovviamente. Solo che non è che ce ne siano pochi di schiavi ad Atene allora. Ad Atene ci sono 2 schiavi per ogni cittadino libero. Su una popolazione di 50.000 cittadini liberi c'è una popolazione di 100.000 schiavi. E questo ancora una volta vi dà la misura di quale fosse il bisogno di forza lavoro, quindi di energia meccanica, di una civiltà che stava diventando molto florida come quella ateniese di allora. Ora, questa istituzione della democrazia avvia un periodo di apertura culturale straordinaria, la fioritura della grande civiltà greca antica, quella che fa ancora da riferimento a molti dei nostri fondamenti culturali. Pensiero astratto, viene inventata la filosofia, viene sviluppata la matematica, viene sviluppata l'astronomia, lo vedremo. C'è una fioritura artistica formidabile in architettura, in scultura, poesia, teatro, inventano il teatro. E c'è anche tecnologia, ovviamente. Per fare queste cose serve tecnologia, per edificare un grande tempio serve tecnologia. Solo che i greci non sono tanto interessati a descrivere la tecnologia, quindi sta a noi adesso capire come la sviluppavano la loro tecnologia e cercare di ricostruirla. Loro erano più interessati a descrivere e celebrare le loro conquiste astratte, non quelle pratiche. Tra un attimo vi spiego perché. Allora, è proprio in quest'epoca che a Samo, anzi, nasce a Samo Pitagora, ma poi si sposta a Crotone, nel sud dell'Italia, quello che oggi è la Calabria, e crea qui la sua scuola, la scuola pitagorica, e dà origine allo sviluppo del pensiero matematico evoluto. Ovviamente noi lo conosciamo per il teorema di Pitagora, ma in realtà ci sono tante altre cose. C'è il fatto di aver intuito per primo che i fenomeni naturali seguono leggi matematiche. Lui è partito dai fenomeni sonori e musicali, ha capito che ci sono i numeri che governano tanti eventi naturali. Oggi noi lo diamo per scontato, lo facciamo in tutte le nostre analisi quantitative e progettazioni. Lui è il primo che ha fatto queste cose. Esegue anche la scoperta dei numeri razionali, e ahimè questa è una tragedia perché lui non ci credeva, dovevano esistere soltanto i numeri razionali, le frazioni, un mezzo, 2/3, 5/4 e così via, e poi scopre che la diagonale del quadrato non è esprimibile come una frazione del lato o viceversa, appunto, radice di 2 è un numero irrazionale. Questo è un dramma per tutte le sue costruzioni in campo matematico e altre cose. Comunque dà l'avvio a questo tipo di pensiero. Altre cose che conosciamo dal punto di vista tecnologico sono la capacità di
raggiungere temperature di fusione più elevate delle precedenti, con i bassi forni, come li chiamiamo noi, quindi forni molto più evoluti di quelli precedenti, che arrivano anche a 1400 gradi. Ahimè, non abbastanza per raggiungere la soglia di fusione del ferro. Quindi per loro il ferro rimane un materiale anomalo, un metallo che non è capace di fondersi del tutto. Noi abbiamo capito che in realtà è perché loro non erano capaci di raggiungere la temperatura. Quindi l'impressione che davano questo, ce lo dicono proprio i cultori della cultura, delle conoscenze di allora, come Aristotele, Teofrasto e così. E comunque lavorano molto meglio il ferro di quanto lo lavoravano le popolazioni precedenti, danno impulso alla diffusione del ferro, introducono nuove tecniche come quella dell'incrudimento, la tempra. Sapete in cosa consiste? Dopo aver lavorato il pezzo, lo scaldo l'ultima volta, lo immergo in acqua fredda o in olio e il raffreddamento rapido crea un aumento della durezza superficiale, quindi una tenuta del filo migliore e così via. Ovviamente deve essere cementato il ferro per fare queste cose, e viene usato per produrre non solo armi, è chiaro che questa è una civiltà del ferro, quindi le sue armi ormai sono in ferro, ma anche tutta una serie di altri attrezzi che sono utili alle attività produttive, ad esempio, tanto per dirne una, le cesoie per tosare le pecore per ottenere la lana. In quella immagine che vedete qui sotto, questo oggetto in alto a destra è proprio una cesoia, le forbici antiche erano fatte così. Sotto vedete una sega, vedete un compasso e altre cose. Quindi diventa di uso comune per una serie ampia di utensili. Altre tecnologie che vengono introdotte sono la meridiana, che è di derivazione egizia, vi ricordate l'ognomone, ma che loro sviluppano in una forma più evoluta. Ovviamente l'effetto della meridiana è quello di segnare sul piano dove ci sono la scala graduata, le ore indicate dal sole, calibri di precisione, strutture reticolari per sostenere i tetti, anche queste sono innovazioni loro, gru evolute, come quelle che vedete rappresentate qui, da usare in edilizia. A secondo del numero di rinvii che ci sono qui, a 3 rinvii o a 5 rinvii, ed ecco che vengono fuori i numeri trispastos e pentaspastos, vabbè, insomma, greco antico, lasciamo perdere. E questi greci che conoscono tutte queste cose sono quelli che nel 490 a.C. si scontrano con un nemico terribile, che sono i persiani, che cercano di conquistare, dopo aver espanso il loro impero, come abbiamo visto prima, cercano di conquistare anche la Grecia. Primo scontro, adesso sono molto rapido, avviene 490 a.C. Nella piana di Maratona, dove gli ateniesi sconfiggono i persiani, ovviamente combattuta con armi di ferro, questa non è più la guerra di Troia con armi di bronzo, sono passati 800 anni circa. E 10 anni dopo, seconda ondata persiana, c'è la battaglia delle Termopili, di cui forse avete sentito parlare, c'è anche un fumetto 300, quelle robe lì. Ma la cosa importante è che poi, sia su mare a Salamina, sia su terraferma a Platea, di nuovo i greci sconfiggono, i persiani, anche se i persiani sono in numero soverchiante. E quindi diventano la nazione dominante sui mari e su terra nell'Europa orientale. Nell'Europa orientale, se ho detto giusto, chiedo scusa, con imbarcazioni come queste, che sono le triremi, che hanno permesso appunto di sconfiggere la flotta persiana, che sono le migliori armi in questo momento. Beh, c'è la falange nei combattimenti a terra, una formazione particolarmente efficace, superiore a quelle evidentemente persiane, ma anche, appunto, tecnologia marinara, le triremi che vedete rappresentate qui. Attenzione qui, perché appunto i greci hanno da sempre queste due vocazioni, quella mercantile, ovviamente serve per arricchirsi, ma anche quella marziale, di fare la guerra, che è sempre correlata alle attività mercantili, perché quando si va a commerciare lontano non si sa se si trovano amici o nemici, qualche volta poi sono loro stessi nemici se praticano la pirateria,
Ma c'è un lungo esercizio a queste pratiche, tant'è vero che appunto si trovano tracce di mercenari greci che lavorano per i faraoni egizi ancora secoli prima, in zone molto remote, il tempio di Abu Simbel che si trova nel sud dell'Egitto. Venendo alle imbarcazioni, che ora abbiamo fatto, siamo in orario. Qui vedete come funzionava una trireme, è una macchina non banale da controllare. Ovviamente si va a vela, se non l'avevo detto questo, ma è meglio dirlo, finché si può, quando bisogna navigare tranquilli conviene la vela. Ma quando dovete ingaggiare una battaglia con dei nemici, dovete muovervi velocemente e quindi bisogna muovere e governare la nave per mezzo dei remi, il più rapidamente possibile. La trireme aveva ben 3 ordini di remi, ovviamente ogni ordine mosso da una schiera di vogatori, tipicamente schiavi, neanche dirlo, incatenati, se andava a picco la nave andavano a picco tutti, quindi conveniva vogare di lena. E coordinare l'azione di tutti i vogatori non era una cosa banale, perché non solo i remi della stessa fila dovevano muoversi insieme per non andare a sbattere l'uno con l'altro, ma anche i remi delle 3 file una sull'altra. Quindi un problema di coordinamento, di organizzazione non banale per fare funzionare al meglio queste imbarcazioni così efficaci nel confronto navale. La flotta di Atene quindi è la sua forza. È grazie alla flotta che domina per un paio di secoli, forse un po' meno, un secolo e mezzo, i commerci in gran parte del Mediterraneo, più di qualsiasi altra città-stato greca, ma neanche la debolezza. E perché dico che è una debolezza? Perché per mantenere la flotta, per costruire nuove imbarcazioni man mano che quelle vecchie diventano troppo vecchie, serve in continuazione legname. E quindi c'è questa maledizione che si ripresenta, che se voglio rimanere potente, continuare a mantenere la mia ricchezza, ho bisogno di risorse di legname sostenute. Quanto più ricco e quanto meglio sto, tanto più legname mi serve. Ma non è l'unica cosa che richiede legname. Vi ho fatto vedere che uno dei materiali più preziosi che loro commerciavano e li rendeva ricchi era l'argento dell'aurio e vi ho detto che l'ottenimento di lingotti d'argento dai minerali richiedeva enormi quantità di legname anche questo. Quindi ci sono poi tutta una serie di altre cause che molto spesso gli storici hanno messo in evidenza, ma non hanno messo in evidenza queste cose. A un certo punto Atene entra in crisi e alla base della sua decadenza e crisi c'è ancora una volta questo fatto tecnologico. La penuria che a un certo punto interviene di un materiale così importante come il legno. Le riserve boschive gradualmente si esauriscono e loro cosa devono fare? Devono andare a comprare il legno lontano, sempre più lontano. Preso nei Balcani, ma vuol dire realizzare spedizioni navali per recuperarlo. Prima avete visto cosa facevano gli Assiri su Fiume, questo lo devono fare i Greci su mare e addirittura in Sicilia e in Magna Grecia. E qua abbiamo testimonianze. L'Attica, vi scrivo come Cipro, stessa cosa, massimo centro stratifico del rame e come altre isole, era in origine molto boscosa. E questo ce lo dicono gli storici antichi, quelli che ci hanno lasciato la documentazione, Platone, Eratostene e così via. La deforestazione eccessiva le portò ad essere prevalentemente brulle, come in gran parte sono ancora oggi. Molte di queste isole rimangono tuttora brulle, ve l'ho detto di Creta, ma non è l'unico caso. Come mai? Vabbè, se volete vi dico questa, c'è un'interpretazione che è stata data qualche tempo fa, ed è perché è stata introdotto l'allevamento della capra. La capra è micidiale perché si mangia tutto ciò che cresce, quindi non dà tempo alle piante d'alto fusto di trasformarsi in piante vere e proprie. Le bruca quando ancora sono piccole. Quindi tutto è rimasto brullo per tuttora, per millenni. L'esaurimento delle riserve boschive, la causa energetica, ce ne saranno di politiche, etiche, tutto quello che volete, del tracollo ateniese meno di un secolo dopo, cioè rispetto a questi tempi, mentre l'economia cipriota, anche quella, collassa verso il 300. Come vedete, quando vengono a mancare queste risorse tecnologiche, gli imperi, le culture, le società crollano.
non è raccontato di solito dagli storici, che sono più interessati alle imprese di Alessandro Magno, queste cose qui, insomma, è bene, noi che siamo tecnologi, averlo a mente. Però prima che questo succeda, Atene vive un periodo di enorme splendore, che è successivo appunto alla vittoria duplice sui persiani, ed è l'età di Pericle questa, quando Pericle, che è uno stratega, un appunto, no, come dicevo prima, quindi un governatore, riesce a farsi eleggere per 20 anni di seguito. Quindi pensate quali abilità e quale stima aveva nella sua popolazione per raggiungere questo risultato. No? Ricordiamoci che è sempre una città, come dicevo prima, che raggiunge uno splendore economico, politico e culturale formidabile, uno degli eventi unici nella storia. No? Qualcuno confronta l'Atene dell'età di Pericle con la Firenze di Lorenzo il Magnifico per avere un'equivalenza di una singola città che ha questa fioritura formidabile. Però, insomma, è comunque una città che vive di schiavitù, 100.000 schiavi per 50.000 abitanti. Vale la pena di ricordare che più o meno nella stessa epoca a Roma, ormai trasformata in Repubblica come abbiamo visto, viene promulgato il primo codice giuridico romano. Fatto notevole perché in tutte le sue evoluzioni successive, perfettamente successivi, il sistema giuridico romano è alla base dei nostri stessi sistemi giuridici, moderni, attuali, non solo italiano, ma in generale europei e non solo europei. Quindi un fondamento importante, se vogliamo, in senso lato, anche un codice giuridico è tecnologia, no? Perché ha fini strumentali, fini pratici, permettere alla gente di andare d'accordo senza ammassarsi appena escono di casa. Così. Allora, vediamo fatti più tecnici, concreti dell'età di Pericle. La ricostruzione del porto di Atene, che si chiama Pireo, era stato distrutto, dato alle fiamme dai persiani, viene ricostruito, ma visto che viene ricostruito, gli viene in mente di dire, ferma tutto, vediamo di farlo in modo razionale. Introduciamo dei criteri urbanistici per la ricostruzione del Pireo. E li vedete nella pianta quali sono i criteri? La pianta ortogonale, a strade ortogonali, che si incrociano a 90 gradi, parallele e perpendicolari tra di loro. No? Ecco, questo è nel mondo occidentale la prima volta che viene introdotto. Poi ovviamente questa storia l'hanno imparata bene tanti altri. Se andate a New York è fatta esattamente così. Le avenue e le street si incrociano così, è stata pianificata nello stesso modo, ma anche Washington e tante altre città, cosa che viene riprodotta secoli prima che a Washington, a New York, a Londra, eccetera. I primi sono stati questi. Però vi ricordo che questa idea non è originale, perché millenni prima, nella civiltà dell'Indo, a Mohenjo-Daro e a Harappa l'avevano già introdotta. Notevoli quindi quelle pensate di quelle antiche culture indiane. No? Poi che cosa fanno? Ricostruiscono l'Acropoli di Atene. L'Acropoli di Atene è la rocca in cima alla quale gli ateniesi avevano creato la cittadella sacra con tutti i templi. In origine era in legno. I persiani, durante le vicende della guerra, avevano conquistato Atene, l'avevano data alle fiamme, distrutta con il fuoco, e finita la guerra e vinti i persiani, col bottino di guerra proprio dei persiani, gli ateniesi la ricostruiscono, stavolta in pietra, è molto più bella di prima, costruiscono l'Acropoli come la conosciamo adesso, tra l'altro pietra con un marmo molto bello, che è il Pentelico, e secondo criteri di pianificazione razionale, che sono gli stessi che vi ho detto per il Pireo. L'edificio più bello in assoluto probabilmente è il Partenone, ovvero il tempio dedicato ad Atena Partenope, la protettrice della città. Viene progettato dal più grande artista greco dell'epoca, Fidia, che ne realizza i fregi, le statue che decoravano il frontone, che stanno qui, che qua non le vedete perché un lord inglese è andato a prenderle e se le ha portate al British Museum, ma se andate al British Museum le trovate. E chi sono gli architetti che invece fanno la progettazione tecnica? Direi gli ingegneri civili, diremmo solo che è una parola che ancora non esisteva, Callicrate e Ictino, che mettono in pratica i criteri stabiliti da Fidia in un modo esemplare. E ne viene fuori un tempio che, per proporzioni, per equilibrio architettonico, è una delle costruzioni più belle che siano mai state realizzate. No? C'è questa frase di questo professore del Reading University, che mi sembra molto significativa, ve l'ho virgolettata, è di una precisione geometrica
che quasi certamente non è più stata raggiunta da alcun altro edificio moderno. Viene usata sistematicamente la regola aurea, il rapporto aureo, credo che sappiate che cos'è, che è, lo vedete espresso lì come si ottiene, ed è un rapporto che secondo il nostro senso estetico esprime l'equilibrio assoluto. E viene applicato appunto per dare l'equilibrio, l'eleganza estrema a questo edificio splendido. Purtroppo è andato distrutto, l'hanno distrutto i veneziani, non so se lo sapete, fino al 1600 era arrivato praticamente integro. A quell'epoca c'erano i turchi che dominavano Atene, ci avevano messo dentro la polveriera, la scorte di polvere da sparo, e i veneziani che stavano combattendo i turchi hanno tirato una cannonata che ha preso in pieno il Partenone, l'ha fatto saltare per aria. E così un'opera meravigliosa che era sopravvissuta fino ad allora per 2000 anni è andata in parte in pezzi. Adesso stanno cercando di rimetterlo insieme, di riassemblare i pezzi che hanno capito dove devono andare, chissà cosa arriveranno a fare. Altre cose notevoli che vale la pena di ricordare di quest'epoca, la statua Criso Elefantina, ce n'era una anche dentro al Partenone di Atena, ma vi ricordo questa che ha una tecnologia costruttiva simile, quella di Zeus che stava ad Olimpia, nel tempio di Zeus ad Olimpia. Olimpia era dove loro celebravano le Olimpiadi, ovviamente evento sportivo ma anche evento religioso importantissimo per loro, no? Era alta 12 metri, 12 metri vuol dire come un edificio di 4 piani, ed era realizzata all'esterno perlomeno, in oro e avorio, allora quantitativi di orio ovviamente notevoli, chiaramente sono andati tutti spariti, chissà che se li hai presi, ma quella che è più notevole è l'avorio, perché l'avorio ovviamente viene ricavato dalle zanne degli elefanti, e loro avevano individuato una tecnica per sfogliarlo, renderlo malleabile e quindi adattarlo alle forme che si voleva dare alla statua. Vedete un po' come poteva essere in queste due riproduzioni, un po' di fantasia. Tra l'altro vedete vicino a un uomo, per darvi l'idea dell'immensità di questa statua, tutte le forme bianche sono realizzate lavorando l'avorio in questo modo. E quindi abbiamo, ecco, una testimonianza indiretta di quali conoscenze della elaborazione delle sostanze loro erano in grado di controllare, di quale chimica evoluta avevano. È inutile che vi dica che è andata completamente persa anche questa, non sappiamo come facevano. Sappiamo che lo facevano, ma non sappiamo come. Poi altre tecnologie, se siamo in orario, va bene, che controllavano ormai i greci di allora, la clessidra, imparata dagli egizi e importata in Grecia. Vi ho già detto come funziona: l'acqua che scende dal vaso in alto tramite il forellino al vaso in basso raggiunge tacche successive e quindi mi indica il trascorrere del tempo. È un orologio, attenzione, adatto agli intervalli di tempo, non al tempo assoluto, che è sempre quello delle stelle o del sole, come abbiamo già visto, ma vede gli intervalli di tempo. Poi usano i primi ingranaggi, usano le prime tubazioni idrauliche, conoscono la cariola, non sappiamo bene come era fatta, ma è descritta nell'iscrizione di un tempio, e usano anche come armi la prima balestra nota a noi, che è quella che vedete lì, si chiama gastrafete, gastra perché andava a spingere contro la pancia per caricare la corda e flettere l'elemento flessibile, l'arco. Altre cose che conoscevano: la vite era nota, è stata introdotta da Archita da Taranto, che era un governatore. Taranto era un'altra città della Magna Grecia, come Crotone e tante altre, Siracusa, no? E era un suo politico, uno stratega, il governante della città, però aveva tempo di dedicarsi anche alla ricerca scientifica e tecnologica, diremo oggi, ingegnere matematico. Ad esempio ha trovato un metodo per calcolare in modo iterativo le radici quadrate, una scoperta drammatica di Pitagora, di cui vi ho detto poco fa, e inventa la vite. Attenzione però, non è la vite da montaggio. Se noi sentiamo parlare di vite, oggi ci viene in mente la vite che abitiamo per tenere insieme le cose. Ogni oggetto che abbiamo qua intorno è dotato di un sacco di vite. Ecco, quell'uso della vite avviene soltanto molti secoli dopo, e vedremo come e quando a suo tempo. Il primo uso della vite è invece come organo meccanico di trasmissione del moto, accoppiato ad un ingranaggio.
Ed è lui che la introduce, Archita da Taranto, appunto. Poi, altra cosa notevole, inventa un sistema di educazione, di istruzione scolastico, ecco, diciamo così, che è basato su materie prettamente scientifiche. L'aritmetica, la geometria, l'astronomia e per loro la musica ci andava vicino a queste, no? Quindi vedete, ha forte contenuto. Oggi impariamo, studiamo nelle scuole l'aritmetica, la geometria fin dalle scuole elementari proprio perché è il modello di Archita che è arrivato fino a noi. Ecco, poi è stato complementato questo da altri contenuti inventati invece da un altro greco della Magna Grecia. In questo caso siamo a Delea, che è in Campania, vicino a Napoli, Zenone, che dice è bene imparare anche la grammatica, anche quella la conosciamo adesso, e altre due cose importanti, molto importanti per loro, la retorica e la dialettica. Parlare bene e convincere le persone delle proprie idee. Era un fatto importantissimo, perché erano democrazie, e quindi per farsi eleggere bisognava avere queste conoscenze. Ma poi la dialettica, l'arte dell'argomentare bene, in campo matematico cosa diventa? Diventa dare le dimostrazioni dei teoremi, convincere a livello scientifico. Quindi vedete che il metodo scientifico che loro cominciavano a sviluppare, quello dei teoremi, delle dimostrazioni, va a braccetto con il loro sistema politico. Io non ti impongo una cosa, ti convinco che è giusta. Con la retorica in campo politico, con le dimostrazioni in campo matematico. Ecco, in questo contesto qui ovviamente fioriscono i grandi pensatori, i primi pensatori, i grandi primi filosofi, e non vi sto a elencarli tutti, non ho tempo certo per farlo, Platone che fonda l'Accademia, una scuola di grande pensiero, possiamo considerarla la prima università ad Atene, si chiamava così perché stava in un'area sacra ad un eroe mitologico che si chiamava Cademo. Per noi adesso accademia è significato di istituzione scientifica e culturale. Cosa c'era? Lui se ne fregava completamente, ovviamente, delle tecniche, delle conoscenze pratiche, applicative, di quello che noi chiamiamo tecnologia, però dava una grande importanza alle conoscenze scientifiche astratte. Sulla porta della sua scuola c'era scritta «Non entri nessuno che sia ignorante di geometria». Quindi ai contenuti scientifici, lui era un filosofo, dava notevole importanza. C'erano anche altri risvolti importanti, sempre conosciuti in via indiretta, perché siccome queste persone qui non davano importanza alla tecnologia, nei loro scritti non troverete mai un trattato di tecnologia. Parlano trattati di filosofia, di geometria, eccetera. Come facciamo a capire i contenuti tecnologici? Andando a guardare i reperti e qualche scritta occasionale. Sappiamo ad esempio che c'erano impianti termoidraulici a servizio di edifici di importanza pubblica, come gli impianti sportivi, le palestre, e addirittura c'erano edifici che erano dotati di riscaldamento centralizzato con distribuzione a pavimento del calore. Il Tempio di Artemide di cui vi ho parlato prima. Altre grandi realizzazioni dell'epoca, vale la pena di citarla, il mausoleo che è la tomba monumentale del re Mausolo, ad Alicarnasso, sempre sulla costa turca del Mar Egeo, un edificio alto 49 metri. Questo disegno che vedete è la possibile ricostruzione in base alle descrizioni. Tra l'altro c'era in alto un carro enorme trainato da cavalli e non si capisce come l'avevano portato là in cima, per dire che dietro a queste realizzazioni ci sono anche dei risvolti tecnologici veramente notevoli. Nello stesso periodo, vi dicevo prima, fiorisce, la citavo prima, Cartagine, è l'erede delle tradizioni marinare commerciali dei Fenici, sono i Fenici che si sono trasferiti lì, ed è effettivamente la città che a un certo punto, dopo la decadenza di Atene, controlla, più potente nel controllare i commerci marittimi nel Mediterraneo, in particolare quello centro-occidentale, stabilisce colonie, come vedete, nei territori che la circondano. E come fa a fare questo? Ha una tecnologia navale d'avanguardia, addirittura un enorme cantiere navale organizzatissimo, è descritto nelle cronache, dove sono in grado di costruire contemporaneamente parecchie triremi come quelle che vedevamo prima. A un certo punto arriviamo alla crollo della
Anzi, facciamo così, alla conquista di tutta la Grecia da parte del re Macedone Filippo, che sottomette tutte le città della Grecia, compresa Atene, compresa Sparta, ovviamente. Come fa Filippo ad ottenere questi risultati? Lo fa in un modo abbastanza semplice, con una tecnologia militare evoluta, inventa delle formazioni di battaglia, la falange macedone, estremamente efficaci, ma fa anche uso sistematico di armi da guerra, più di quanto avessero fatto qualsiasi altra popolazione, civiltà prima di lui. Con macchine pesanti da lancio come queste, balestre fisse e mobili, catapulte come queste, che permette di conquistare una dopo le città che gli resistono. Questo periodo fiorisce ad Atene un signore che è allievo di Platone, va alla scuola di Platone, e poi forma una sua scuola che diventa antagonista, competitrice di quella di Platone, e si chiama Aristotele. La sua scuola si chiama Liceo, perché viene costruita, vicino al tempio di Apollo Licio, Licio Liceo, ne chiamate anche Peripato, per cui lui faceva scuola girando intorno al tempio e camminando amabilmente parlava ai suoi allievi. E questo camminare intorno al tempio è appunto andare intorno Peripato. Vado rapidamente, ancora un paio di slide e finisco. Perché è importante Aristotele? Perché ve lo cito. È un filosofo Aristotele e questo corso non è di filosofia, però nelle idee di Aristotele ci sono degli elementi fondamentali che condizionano lo sviluppo scientifico e tecnologico successivo. Coltiva tutti i saperi dello scibile umano, era un curioso, voleva sapere di tutto e di più. Poi magari vi spiegherò qualche cos'altro. Però esclude dal rango dei cittadini degni di questo nome chi si occupa di attività meccaniche. Quindi a lui non attività meccaniche vuol dire attività artigianali, per essere chiari. Non li considera. Chi usa le mani per lavorare, sì, mi interessa tutto, ma non i lavori manuali, quelli non me ne frega niente, sono roba da schiavi. E ritiene che solo la scienza, ma scienza come speculazione astratta, ragioniamo camminando intorno al tempio, delle cose elevate, ecco, solo quella sia degna degli uomini liberi. Quindi rifugge la ricerca basata sull'osservazione sperimentale, sull'osservazione dei fatti e sulla misura degli eventi, e quindi tutto il metodo sperimentale non esiste nella sua concezione, bisogna dire anche perché probabilmente non esistevano strumenti di misura raffinati da dargli informazioni precise, qualcuno ha detto questo, però è un fatto che questa approccio alla scienza e alla conoscenza condiziona il pensiero successivo per molto tempo, per millenni, e quindi in armonia con questo pensiero gli storici classici, anche quelli più recenti, non sono interessati agli aspetti pratici, che sono quelli economici e tecnici delle vicende umane. Vi raccontano delle imprese dei re, della filosofia, ma la tecnica raramente la descrivono. C'è questo approccio di superiorità rispetto alla tecnica, no? Che noi ovviamente dovremmo rifuggere. Sappiamo quanto è importante. Ecco, una cosa specifica nega l'esistenza del vuoto, dice non può esistere il vuoto. Lo spazio esiste perché c'è della materia dentro, che sia gas, che sia liquido o che sia solido. Ma se non c'è una di queste cose, non c'è lo spazio. Quindi nega il vuoto. E qua ci sarà qualcuno che dovrà fare delle belle battaglie millenni dopo per convincere le persone dell'opposto. Le ultime due slide, poi ho veramente finito. Cosa succedeva in Cina nello stesso momento? I cinesi diventavano sempre più bravi a fondere il bronzo, addirittura grandi pezzi di bronzo che si avvicinavano a una tonnellata di peso. A un certo punto iniziano ad usare loro per primi il carbone come combustibile, per due motivi. Perché era intervenuta una penuria di legno, per i soliti motivi, e perché lì c'è una notevole abbondanza di miniere e di scorte di carbone fossile. Quindi a qualcuno è venuto in mente di bruciare questo materiale all'inizio per sopperire a una necessità, e poi sono accorti che si potevano raggiungere, bruciando il carbone, temperature molto elevate. Primo uso, primo manuale di ingegneria idraulica, va bene. Allora, che cosa fanno con il carbone? Ecco che cosa fanno, una cosa che in Europa sarà sconosciuta ancora per molti secoli, riescono a portare a fusione il ferro. Superano quei 1550 gradi di temperatura che permette al ferro di fondersi. Però il ferro fuso in mezzo al carbone si contamina di carbone e non diventa ferro puro, diventa ferro mescolato a carbone e si chiama ghisa questa roba.
Quindi ottengono ghisa che percolata possono ottenere nella forma voluta, una alabarda, quello che volete, però la ghisa è anche fragile, non si può più lavorare all'incudine per forgiatura. Quindi ci sono due modi diversi di lavorare il ferro. La ghisa fusa, formata in stampo, oppure il metodo tradizionale all'incudine al martello per avere ottimo ferro, addirittura acciaio. E questa è una divisione che rimane per moltissimo tempo, vedremo. Ecco, con questo ho finito. Grazie dell'attenzione, vi ho rubato qualche minuto in più. Perché...